Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, parlo in italiano, così stiamo tutti quanti più tranquilli, che l'ultima volta vi siete tutti quanti un po' allarmati, ragazzi, però insomma, l'inglese ormai siamo nel 2019, dovremmo modernizzarci un pochino, ma ognuno insomma, con calma, ognuno con i suoi tempi. Ad ogni modo, come avete visto nel filmato introduttivo, ho collegato la pedaliera, la Moer GE300, con la modalità 4 cavi, 4 cables method, come dicono in inglese. In che cosa consiste il 4 cables method, il metodo 4 cavi? Allora, questo metodo è questa configurazione di una pedaliera digitale come questa, è una configurazione che si sposa con un amplificatore reale dotato di loop effetti. Come probabilmente voi sapete, alcuni effetti sono, diciamo, più indicati per un utilizzo prima della sezione di preamplificazione dell'amplificatore, quindi prima dell'input, mentre altri sono più indicati per un utilizzo all'interno del loop effetti. In una pedaliera, diciamo, analogica o con i pedali singoli, si può fare questa cosa tranquillamente mettendo una piccola porzione, cioè i pedali che volete, prima dell'ampli, poi entrare nel loop effetti, scusate, entrare nell'amplificatore, uscire dal send dell'amplificatore, entrare nella seconda porzione di effetti che avete e rientrare nel return dell'amplificatore. Ora, questa cosa si può fare anche con la Moer GE300. Utilizzando appunto questi quattro cavi, un cavo che va dalla chitarra alla GE300, un altro cavo che dal send della GE300 va all'input dell'amplificatore, un cavo che dal send dell'amplificatore, quindi il terzo cavo, entra nel return della GE300 e un ultimo cavo, il quarto, che va dall'output della GE300 al return del loop effetti dell'amplificatore. Ok, quindi questo metodo 4 cavi. In questo caso i cavi sono 5 perché il quinto cavo è un cavo in cui non passa il segnale audio, ma mi serve per il cambio canale dell'amplificatore, che in questo caso ho usato, insomma, il mio Marshall JCM 2000 DSL 50 watt, che conoscete già, avete già visto più volte. Come avete potuto vedere nel video introduttivo, ho utilizzato una particolare modalità, foot switch, chiamata mode 2, che differentemente dal mode 1 utilizza gli 8 foot switch, la prima riga dei control e quella sotto. E nel mod 2 tutte queste 8 possono essere utilizzate come tasti control, quindi assegnabili a una funzione particolare. Il modo 1 invece ricordo che ha i 4 foot switch in alto utilizzabili in questa modalità control, mentre quelli in basso per cambiare le patch. In questo caso ho voluto utilizzare questo modo 2 proprio per simulare una pedaliera con pedali, diciamo, discreti, in senso singoli. Ma ho anche utilizzato la funzione, diciamo, looper, ma non looper, quello che ci suoniamo sopra, tipo i basking, quella roba lì. Looper nel senso di fare dei loop di più effetti collegati insieme, attivabili semplicemente con uno switch. Quindi, che cosa ho fatto? Ho fatto in questa maniera qua. Come vedete, quindi, qua sullo schermo, questa è la mia catena con tutti i pedali spenti. Quindi, quello che sentite
Questo è solo il suono clean del mio amplificatore del Marshall, ok? Una cosa da dire è che ho fatto questa cosa qua, ho escluso praticamente la sezione amp e cabinet mettendo il send qui e qui il return. In questa maniera viene esclusa questa sezione, eh? E in questo modo, inoltre, questi effetti vengono praticamente messi prima del send dell'amplificatore, mentre questa sezione è quella che viene prevista, insomma, nel return, quindi nella parte dopo il pre del Marshall. Ora, per settare i miei tasti control, come vedete qua ragazzi c'è da fare l'aggiornamento alla 1.2, perché altrimenti si vede soltanto la riga quella più in alto. Invece in questa modalità avete le due linee editabili da qua, altrimenti sono editabili soltanto dalla GE300 direttamente. Inoltre con l'aggiornamento software avete la possibilità di avere due differenti luminosità quando il tasto è acceso o quando il tasto è spento con i LED. Allora, qua come vedete, il primo tasto, il primo control, sono praticamente quasi tutti on off. Vedete, on off le prime tre, il quarto è un tap tempo, poi ho messo on off un tuner e l'external control che mi permette di pilotare il cambio canale dell'ampli. Potete scegliere qua anche il colore. Io per il compressore ho messo il blu perché mi ricorda un po' il CS3, quindi ho messo questo. E come vedete qua semplicemente ho messo on off e qua comp. Qua possiamo scegliere però quello che ci pare. Se do l'ok e vado a premere il tasto 1, questo voi lo vedete accendersi lì sullo schermo. Ovviamente sentite che c'è il compressore. È anche molto molto arrabbiato, diciamo. Con il tasto Ctrl 2 invece, che ho premuto in questo modo qua, come avete sentito prima, ho messo il chorus. Un chorus analogico, anche qua in maniera analoga, come vedete, c'è semplicemente FX-A e LED color, ho messo quello verde. Non c'è niente di bizzarro, così come per l'OD ho messo praticamente il Riot. Magari spengo il chorus. Ok, potevo anche mettere un pochino più alto l'output, in effetti. Ok, questo non che mi servisse, cioè questa è una configurazione proprio così, come esempio, perché in realtà non è necessario, avevo già il distorto dell'ampli, ma era così, per fare un po', per fare un esempio con un suono distorto direttamente dentro il canale clean. Ok, quindi se avete sentito il Riot davanti al canale clean dell'amplificatore. Quindi se voi magari avete un amplificatore che non ha due canali, magari un monocanale, potete utilizzare un distorsore un pochino più cattivo per avere un suono di questo tipo qua. Ok, poi cosa ho fatto? Ecco qua la cosa leggermente più interessante. Premendo il Ctrl 7, perché il Ctrl 4 è dato dal tap tempo, cioè viene utilizzato come tap tempo. Il Ctrl 7 invece, come vedete, dallo schermo accende due cose, accende sia il delay che il reverbero insieme. Così, per provare, ha detto, ma sì, mettiamo un tasto che mi accenda tutti e due gli effetti, diciamo, di ambiente. Quindi in questo caso sentite che c'è sia un riverbero, dovrebbe essere un riverbero Hall, sì, è un delay digitale. In questo caso me li ha messi così al contrario, dopo che ho messo il trail on. Ed è una cosa che un po' mi ha spiazzato. Ah, ecco qua, facciamo così, trail off, trail on anche qua. Ok, così mi ha messo il riverbero alla fine. Perfetto. Trail, come vedete qua è cambiato, riverbero e delay. Anche questa è una di quelle cose che sono disponibili con l'aggiornamento software. Quindi cosa vuol dire trail on off? Che se io adesso faccio questo, sentite che continua. Se spengo subito, sentite che ho spento, ma le code continuano e adesso naturalmente non c'è più. Quindi questa cosa funziona anche al cambio di patch. Il quarto tasto, anzi no, scusate, il control, cosa ho messo? Sarebbe il control B in pratica, quello della seconda riga sotto. Invece ho fatto una
ho fatto accendere praticamente quattro pedali insieme, come vedete qua, compressore, chorus, riverbero e delay, quindi il suono, diciamo così, da limonata anni 80. Ok, quindi con un compressore chorus molto pronunciati, che sono gli stessi di prima, semplicemente un modo per accendere tutti quanti. E poi, premendo il tasto successivo, il Ctrl-C, accendo il tuner, ma quindi insomma qua non si vede neanche niente sullo schermo, ma era per avere un tasto soltanto, perché a volte magari premerli due insieme può entrare o non entrare. Mentre l'ultimo... Qua stavo lanciando il petto, con l'ultimo tasto mi accende il distorto dell'ampli. Al quale posso aggiungere ovviamente magari i miei due effetti di ambiente, delay e riverbero. Ma sono dure queste corde. Comunque, quindi avete sentito questa roba qua. Ora tolgo di nuovo il distorto perché sennò fa un po' di onza. Quindi questa è una configurazione che può essere utile per chi ha il suo amplificatore e vuole utilizzare degli effetti in maniera comoda, insomma, digitale, quindi con tutti i vari preset. Ricordo che questo, cioè io non ho mai cambiato la patch, questa patch è fatta in questa maniera qua, quindi potrei avere, che ne so, una patch per ogni brano in cui, che ne so, mi serve a un certo punto un chorus, un delay, posso fare questo tipo di ragionamenti qua e avere un sacco di versatilità. Non sono però riuscito ad avere in un singolo tasto, ad esempio, utilizzare anche il distorto dell'ampli, cioè cambiare sia il suono dell'ampli che introdurre degli effetti, in quanto, come potete vedere qua, dai tasti control, per esempio questo qua, il mio external control, quindi cambia il canale dell'ampli. Però ovviamente, siccome la configurazione on-off è quella che mi permette di fare delle cose, non posso selezionarne due, quindi non ho capito come fare. Un'altra cosa che, diciamo, un po' mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto che se io accendo, per esempio, la patch dove ho acceso tutti e quattro gli effetti, e poi schiaccio questa, scusate, non la patch, il tasto control, e poi schiaccio il control A dove praticamente ho messo soltanto il riverbero e il delay, mi spegne il riverbero e il delay e mi sta bene, però se rischiaccio il tasto che mi accende tutti e quattro gli effetti insieme, si crea questo tipo di sistema qua. Esattamente come se io avessi veramente queste cose collegate con un looper, cioè accendendo i singoli pedali e poi spegnendo il looper mi farebbe un po' questo tipo di gioco qua. Cioè una specie. Quindi questo non è proprio una figata pazzesca, perché magari uno vorrebbe avere... Mi accendo qua, io li spengo a prescindere da quello che succede. Invece lui continua sempre a accenderli e a spegnerli alternativamente. Non so se mi sono spiegato, spero di sì. E poi c'è questa funzione sub patch che io francamente non ho capito come funzioni. Ci ho provato un po' a smanettare perché in teoria questa sub patch dovrebbe essere una sorta di snapshot, però non ho capito come farla funzionare. E anche sul manuale non c'è traccia di queste spiegazioni a riguardo, per cui non so aiutarvi e aiutarmi, non lo so, non so come possa funzionare. Comunque le altre funzioni qua sono, c'è cioè il mute, il looper, il tap tempo, insomma, più o meno le cose sono queste che abbiamo visto. Altre cose da dire in questo momento non mi vengono in mente, se non che, insomma, è una modalità che sicuramente sì, ha senso, può funzionare. Io
dovessi portarmi in giro, cioè nel senso, per me la questione del digitale è sempre un po' la comodità di avere una roba comoda da portarmi in giro. Chiaramente portarmi l'ampli, portarmi anche insomma la pedaliera, eccetera, quando con una pedaliera come la GE300 comunque le simulazioni sono molto buone. Bah, non lo so, non lo so. Forse se dovessi portarmi un Ampli, magari mi porterei semplicemente qualche pedale e basta, senza grosse pretese. Non saprei, cioè, mi diventa comunque un setup già un pochino più complicato. È vero che la GE300, voglio dire, è piccolina come pedaliera, non è una pedaliera enorme, quindi, nel senso, se uno ha la pedaliera classica con i pedali, insomma, suoi e l'Ampli, la cassa, eccetera, non c'è grossa differenza. Però, insomma, è una cosa sicuramente da tenere in considerazione, cioè va un pochino fuori quello che forse il sistema digitale, insomma, è stato creato, ecco. Va bene, anche questo poi sono opinioni assolutamente personali, uno può fare quello che gli pare. Un'altra cosa che volevo dire, sì, sento sempre comunque, specialmente col canale distorto, poi ho provato anche con il Madcat, lo facevo un pochino meno, però. C'è sempre un pochino di rumore di fondo. Adesso non so se si sente, se si sente di più se metto ovviamente il canale distorto. Però, oltre alla ronza del canale distorto, si sente, credo, come un piccolo sibilo sulle alte. Questo non so se è dato dal fatto che magari qua l'impianto elettrico non è fantastico, però siccome anche quando si va in giro a suonare si incontrano spesso impianti elettrici non super, c'è da dire che più insomma complicata la catena effetti e più potete andare incontro a questo tipo di problemi, ronze, sibili, altre cose così. Quindi lo trovo comunque un sistema che è già un pochino più ha già più variabili. Siccome magari uno quando va a suonare in giro vuole una certa consistenza nella performance, sono tutte piccole cose da considerare che insomma io forse non sarei proprio felice di avere un setup di questo tipo. Non è proprio il mio setup ideale, ripeto, per me. Ampli con magari pedali singoli in maniera che posso mettermi in tempo reale anche a cambiare parametri, perché poi ogni volta che si va in giro a suonare, ma personalmente io non, i suoni li sento sempre diversi, perché ovviamente l'ambiente è diverso, quindi mi è comodo avere la possibilità di spippolare, oppure ho i miei preset in cui magari do anche il suono direttamente all'impianto, quindi io sono sicuro che tendenzialmente fuori si senta in maniera consistente perché il digitale comunque suona sempre uguale e mi metto l'anima in pace che magari se non sento perfettamente come devo sentire perché appunto il palco è diverso, rimbomba in maniera differente, eccetera, così però almeno so che comunque fuori quello che sento è buono, a meno che uno non abbia poi gli in-ear, questo è un altro tipo di discorso, ma insomma, penso che abbiate capito cosa volevo dire. Bene, ragazzi, quindi trovate penso anche questa patch sul sito ufficiale della Mooer e sicuramente sul gruppo Facebook e anche sul mio Patreon se volete scaricarla da lì. Io vi ringrazio. Se avete qualche domanda a riguardo, scrivetemi pure e cercherò di rispondervi come al solito. Nel frattempo, studiate inglese e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.